Ma che musica, maestro Giorgio Arnese, che mi accompagna da anni in queste avventure musicali, gastronomiche, di belle donne, di chef, registe, abbiamo di tutto, fotografi che poi andremo a presentare. Bene, un'attività molto importante che direi quella che ti ha lanciato proprio in questo mercato dell'eccellenza culinaria in Piemonte e non solo, rinomato anche all'estero, in Francia, Guido Bosio col suo catering internazionale. So che hai degli eventi molto molto nobili e anche impegnativi, perché sono, raggruppano parecchie migliaia di persone. Sì, noi l'anno scorso abbiamo fatto la Marmotte, che è una del circuito di ciclismo amatoriale in Francia. Oh, scusa, questa è la Marmotte. La Marmotte? No, quella è andata la Marmotte. C'erano tante marmotte, ma la Marmotta è proprio una gara ciclistica. Ah, ecco. Più di 7.000 iscritti. Noi abbiamo avuto l'onore di dare da mangiare a più di 6.000 persone in un giorno. Ma avete... No, si fermavano ogni tanto. Per fortuna erano fermi. E siamo stati apprezzati perché noi abbiamo portato su tutta l'eccellenza italiana. Pasta di semola di grano duro, carne italiana, pane italiano, caffè italiano di primarie marche, tutti diciamo partner di questa grande. E quest'anno, grazie anche a Sergio Piumetto, che è il mio socio negli eventi francesi. Salutiamo Sergio, un grande. Abbiamo preso 20.000 pasti, sia come cicloturistica come eventi di mountain bike. Però è anche molto, molto gratificante vedere tutte queste persone che noi le abbiamo servite da mezzogiorno alle 8 di sera. Poi c'erano vassoi ovunque, anche sugli alberi, una cosa imbarazzante. Però questi ragazzi, questi signori, anche di 40, 50 anni, che hanno fatto più di 170 km, anche gente che ci ha messo 10 ore, poverini, perché non sono professionisti, sono gente che fa la Marmotte, perché la Marmotte è come, non so, andare a Daytona, per uno che c'ha l'Harley, andare a Daytona, per uno che va in bici e fare questi eventi. Quello che vogliamo, quello che io ho sempre voluto, e dare qualità e servizio. Ci trasferiamo un attimino con Serralunga, è una serra lunghissima. Ma tanto? Lunghissima, è la più lunga, Serralunga. Abbiamo il nostro sindaco che ci ha così portato in un meraviglioso castello, conoscenza, in un bar, anzi in un negozio. Poi abbiamo pensato di fare il Bar Olo, un nuovo bar a Serralunga. Vai. Siamo proprio ai piedi del castello, vedete com'è? Come imponente, proprio all'entrata del paese. Ecco, sembra quasi voler salutare chi entra nel nostro paese, chi entra a Serralunga. Veramente era proprio una fortezza, quindi nessuno l'ha mai abitato tranne i soldati. Come vedi abbiamo due torri, una è stata costruita sul quadrato e l'altra sul circolare. Questa è la torre strategica. Come vedi, questa torre rotonda con i suoi finestroni veniva molto usata, era proprio un punto strategico, infatti dalla cima di quella torre si vede il territorio verso valle, verso Alba, da dove il nemico tendeva a salire, e quindi per questo dico è una torre strategica dove i soldati potevano... Possiamo tenere presente, perché è una nuova trasmissione che vorrei poi fare, io, perché adesso iniziamo questa, ma io ne sto pensando un'altra, e vorrei chiamarla Nemici. È spettacolare, ovunque ti giri è un'emozione incredibile. Ecco, come ti dicevo, è un castello, come dire, atipico, perché è molto stretto e molto alto. E questo è una curiosità che attira molto il turismo. Sì. È un castello, di vedere, possiamo anche dirlo, dentro... metropolitano. 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 Molto ambito. No, siamo in salita, ecco qua. Eh sì, qui sale veramente. Ecco, questa qui è un'altra entrata
che ci porta ai piedi del castello. Questo come praticamente noi arriviamo dalla provinciale di Alba e arriviamo proprio davanti al castello, dove sembra quasi salutarci. È una porta questa del paese? Esattamente, è una porta del paese, sì. Ma che bel negozio, cosa vendono un po' di tutto? Qui vendono un po' di tutto, come vedi, tartufi, funghi, tume, salumi vari, torta alla nocciola. Mamma mia. Albesi al barolo, e il barolo non manca, come vedi. Andiamo a vedere se c'è il proprietario. Ciao Germano. Buongiorno. Ecco qua. Come vedi, per noi è molto importante avere un negozio a Serralunga e non dover correre giù negli altri paesi che sono distanti qualche chilometro. Ma qui trovi un po' di tutto. Un assortimento incredibile proprio. Sì, è vero. Abbiamo tutto quello che, insomma, i generi alimentari che e direi servono. Proprio pane, pane, vino al vino. Proprio così. È proprio il massimo. Siamo proprio al massimo, al top, certo. Ma poi quanti prodotti, sì, prodotti abbiamo, locali? Sì, alcuni no, però diciamo la maggior parte quasi tutta locale. Certo che, cavolo, fate dell'ottimo vino, vedo, eh? Ma metti giù questo, ti porto io a vedere il vino genuino, ma mi prendi pure in giro, no? Vieni, che adesso ti porto a vedere qual è il vino di qualità di Serralunga. Mm. Il Barolo. Ma sai che mi viene un'idea, spero ti piaccia. Perché non facciamo un bar, lo chiamiamo Olo? Benissimo. Barolo. Bar Olo. Guarda qualche prodotti, tutti dell'area. Sì, sono tutti i nostri produttori di Serralunga. E quanti produttori, quante cantine conta? Ma grosso modo siamo abbiamo una quarantina di produttori, di cui mi pare 35 hanno costituito l'Associazione Bottega del Vino. Ah, che poi più tardi andiamo a trovare gli amici, sì, della Bottega del Vino. Quindi allora abbiamo detto Barolo, Nebbiolo, Dolcetto, Barbera, insomma partiamo dai vini, come dire, un po' più calmi. Il Nebbiolo è fatto, ecco, vogliamo spiegare anche, posso dirlo io che sono diventato veramente, grazie a te, un cultore. Il Nebbiolo viene fatto con la nebbia. Sì, ecco, questo era... esatto, la maturazione sembra un paradosso, ma diciamo si conclude proprio nelle giornate nebbiose. Infatti è l'uva che viene raccolta per ultima, chiude la vendemmia, il Nebbiolo chiude, Nebbiolo da Barolo, perché abbiamo il Nebbiolo. Perché loro non pagano l'IVA e più pagano l'uva. Allora vi presento una nuova linea, si chiama Daniele Comba. Bene, carissimo Daniele. Mamma, che meglio bello! Che ti porto via da questo posto, altrimenti. Proprio salutarlo, che è un peccato, un peccato. Poi ci ritorniamo, Non possiamo mancare. Qui da Germano bisogna tornarci. Ciao, carissimo. Ciao, è Germano, stato un piacere. Grazie per averci fatto visitare il tuo locale. Ci vediamo per il Barolo, eh? Non possiamo fare. E poi, come dicevi, pane al pane, vino al vino. Vino al vino. Pensa che sono entrato in un negozio di ottica, vendeva le lenticchie. Ciao Sergio, ancora grazie, ciao.